Buongiorno, oggi è sabato 26 luglio, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio altoatesino, si attendono nuove piogge, purtroppo instabilità anche nella giornata di domani. Una notizia delle ultime ore, incidente stradale nel corso della notte intorno a mezzanotte e mezza sulla corsia sud della superstrada Merano-Bolzano all'altezza di Vilpiano. Tre giovani sono rimasti feriti dopo che la loro automobile si è capottata, fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. In regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, diamo un'occhiata allora alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, Alex, il giovane eroe senza paura, tutta la storia è da leggere per quanto riguarda l'incendio della scorsa notte in pieno centro a Malle Svenosta. Questo ragazzo, Alex Gerzgasser, si è bagnato con un po' di acqua trovata fuori dall'edificio e si è buttato tra le fiamme per portare in salvo due gemelli. Il sindaco dice: siamo fieri di lui. La cronaca con il quotidiano Alto Adige, vitalizi, la beffa è doppia. La perizia risparmiosa pagata dalla regione e poi nascosta. La cronaca cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, un'intervista a 360 gradi con il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, i rapporti con il premier Renzi, i rapporti e i paragoni con il suo predecessore, lo scandalo delle pensioni, ma soprattutto tanti dettagli riguardo la sua vita privata. La cronaca ancora in lingua tedesca e ancora locale con il quotidiano Tageszeitung, il ruolo di Rosa Thaler nello scandalo dei vitalizi, sappiamo, un'indagine cercherà di far luce, anche, ci sono anche altre persone indagate per capire dove stia la verità. Il Corriere della Sera, per notizie a carattere nazionale ed internazionale, sì di Israele a 12 ore di tregua, annuncio americano, si lavora per un vero piano di pace. All'Italia Etihad a rischio, mediazione del governo, l'azienda preme sui sindacati 250 milioni di euro per resistere. Il Politecnico all'inglese spiazza il TAR, lezioni in lingua decise dai singoli corsi di laurea, sono stati aggirati così i divieti dei giudici. E ancora, i gesti semplici di Papa Francesco, la foto che ha fatto il giro anche in questo caso, il giro del mondo, il Papa pranza in mensa con i dipendenti del Vaticano. E allora torniamo alla cronaca della provincia di Bolzano con il Corriere dell'Alto Adige, l'abbiamo visto poco fa in apertura, ci si occupa degli scandali, dei vitalizi, le indagini della Procura per cercare di far luce su quanto accaduto. Gli ex colleghi isolano Thaler, ignoravamo il primo parere. L'ira dell'ufficio di presidenza, spesi 10 milioni e 900 mila euro in più. CGIL, CISL e UIL non vogliono crederci, tutti siamo stati presi in giro. Moltrer dice che gli esiti della perizia non erano in consiglio regionale, il presidente incalzato dai Verdi, le risposte sono incomplete. La forzatura sui tempi di gara e i moduli anche in tedesco, i criteri del bando su misura nel mirino, l'affidamento diretto alla Invest per la gestione del fondo sono stati stanziati 5,6 milioni di euro. Dalla prima pagina il ragazzo che si è gettato nel rogo e ha salvato i gemellini, tutto questo è accaduto in pieno centro a Malles, l'incendio in due case, i testimoni dicono Alex si è bagnato i vestiti, poi è saltato dentro le fiamme dal fienile poco dopo mezzanotte, gesto eroico del giovane cuoco, il sindaco dice sono fiero di lui. Punto da 10 vespe, uomo rischia la morte, tutto questo è accaduto in Val di Vizze, shock anafilattico, l'uomo si trova adesso in terapia intensiva. Antichi conflitti dietro il delitto, il giudice dice Montolli cresciuto senza modelli positivi, Moccia interviene, sentenza di grande equilibrio, non faremo appello. Ancora con la cronaca. Che arriva sempre dalla provincia di Bolzano, l'assessore comunale Pasquali dice il bando non si cambia. Hager annuncia siamo pronti a lasciare anche il virgolo in via Alto Adige, il progetto di Benco che ha abbandonato la sua iniziativa, troppo bassa la superficie di vendita. Le vacanze altoatesine del capo dello Stato, sappiamo ieri il Presidente della Repubblica è arrivato a Bolzano in aeroporto, poi è andato a visitare il suo predecessore Carlo Azeglio Ciampi. Vedete la folla di microfoni e di giornalisti al suo arrivo. Napolitano da Ciampi è sveglio e vigile, l'arrivo con l'aereo, poi la visita in ospedale, lodi alla sanità altoatesina e poi l'arrivo in Val Fiscalina.
Forum della conoscenza tra benessere e successo, Grundl dice emozioni preziose per poter cooperare. Sei esperti internazionali spiegano i segreti della base, alla base di uno spirito creativo. Messaggi chiari, il lavoro è di equipe. Fondi sociali, Fondo Sociale Europeo, i controlli saranno retroattivi, gli enti minacciano di fare causa, interviene il presidente Compacere, il sistema vale per tutti i progetti ancora aperti. Banca fasulla, addio risparmi, milioni in fumo. Nei guai anche un commercialista bolzanino. Dopo la consulenza sull'investimento, l'istituto si è rivelato inesistente. Ancora con la cronaca, siamo alla pagina economica del Corriere dell'Alto Adige. Nel 2013 pernottamenti in lieve calo, ci si occupa di turismo, ci vuole più internazionalità. L'SMG punta ai mercati esteri, Rubner interviene, bene la Cina e bene anche Israele, il presidente Compacer, potenzieremo l'aeroporto. Chiudiamo con lo sport per quanto riguarda il basket, Res riparto da Venezia, definito il calendario del massimo campionato, il Salurnese dice una piazza storica, Recalcati sa vincere, Trento si prepara al debutto, Buscaglia interviene per dire che c'è grande voglia. Lasciamo il Corriere dell'Alto Adige, passiamo al dettaglio dell'Alto Adige, lo abbiamo visto poco fa, ci si occupa dello scandalo dei vitalizi, ma ci si occupa anche del futuro sanitario. Niente hospice, inascoltate 25.000 firme, il servizio trasloca dall'ospedale in Via Fago, ma solo per la ristrutturazione. Il Papavero dice la politica fatica a capire l'importanza di questo progetto. L'arrivo di Napolitano ieri in provincia di Bolzano, atterra e va subito da Ciampi, visita lampo nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Maurizio. Ho trovato il presidente emerito migliorato rispetto ai giorni critici. Queste le parole del capo dello Stato. 2 settimane da trascorrere all'ombra delle 3 cime di Lavaredo per recuperare le forze. In hotel con Clio e l'amico Macaluso in cerca di pace. L'arrivo all'ora di pranzo e l'applauso di un gruppo di turisti. Il freddo e la pioggia hanno rimandato la passeggiata pomeridiana. Sempre per la cronaca, passiamo al progetto Benco. Sappiamo il ritiro annunciato, la richiesta di ripensarci da parte del sindaco di Bolzano. Vitalizi, regione beffata per 2 volte, la consulenza che avrebbe fatto risparmiare oltre 10 milioni di euro all'ente è stata pagata e poi nascosta. Interviene Seppi, dice hanno taciuto sulla prima perizia. Ancora i problemi delle associazioni italiane sotto tagli e sotto sfratti, lentissima agonia, la crisi della cultura, circoli storici in grosse difficoltà oppure spariti del tutto. L'ultima mazzata, gli sfratti all'ex Pascoli per il nuovo polo. Chiudiamo con la pagina che arriva da Merano: MEMC, disertati i corsi formativi, non decolla un corso per cuochi e pasticceri. Luca Fellin della RSU dice: evidentemente la proposta non fa gola, la gente cerca un posto di lavoro. Diamo un'occhiata rapida alla cronaca anche in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. Come detto, in apertura ci si occupa di una lunga intervista, i cui dettagli li troviamo a pagina 13, una lunga intervista al presidente della provincia Arno Compacer, che, come detto, si racconta senza filtri sulle pagine del quotidiano in lingua tedesca, i rapporti col premier Matteo Renzi, ma soprattutto gli scandali a livello locale. Primo fra tutti quello delle pensioni, si racconta anche per quanto riguarda la vita privata, una serie di notizie e curiosità inedite riguardo il governatore altoatesino. Noi ora ci fermiamo qualche istante, vi ricordo come sempre uno dei nostri appuntamenti della programmazione congiunta di Video 33 ed SDF, l'appuntamento è quello di 2M al quadrato, vi porteremo a scoprire i piccoli segreti di una grande tavolata, un appuntamento che si rinnova ogni anno con ospiti d'eccezione, avete visto? E scopriremo soprattutto i motivi che portano circa 150-160 persone a riunirsi tutte insieme, sedute per ammirare lo spettacolo di Madre Natura, seduta a questa tavolata e per conciliare il tutto con i piaceri del palato. L'appuntamento è per la giornata di oggi su Video 33 nel pomeriggio, ad iniziare dalle 13:15. Si va in onda anche nella giornata di domani al termine dell'appuntamento informativo con 7 News. C'è un sito internet www.2m2.tv/it/da, a seconda della lingua che volete scegliere. Qualche istante di pausa, come detto, poi il meteo. Miss Italia, chiusa la bella, la bella chiusa. La selezione regionale di Miss Italia presso il Parco dei Cappuccini è chiusa. Sabato 19 luglio e sabato 9 agosto, tutte le informazioni su www.clausen.it. Sanfter,
Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Arrosto al rosmarino Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Benvenuti da Überbacher, abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lyon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e canederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Andiamo a vedere qual è la situazione, ad esempio, in Bassa Atesina, con l'immagine che ci arriva dall'abitato di Laghetti. Questa è la situazione intorno alle 6:10 di questo sabato 26 luglio. Ci spostiamo nella zona dell'abitato di Foresta, dando un'occhiata a quello che accade all'imbocco della Val Venosta, e andiamo a vedere qual è la situazione anche verso la città di Merano. Vi ricordo che la collaborazione con gli esperti svizzeri di UbiMet e MeteoNews ci permette di dare un'occhiata a quella che è stata l'evoluzione delle ultime ore sul territorio alto tesino, con le immagini che ci arrivano dallo spazio, cioè dal satellite. Vedete nuvolosità in transito sul nord Italia, come detto sono attese anche piogge nella giornata di oggi. E allora andiamo a vedere il dettaglio di quello che ci attende questa mattina. Non ci sono dubbi, aumento della nuvolosità con il passare delle ore, diminuzione dei valori minimi, avremo 18-19 gradi nella zona di Merano e Bolzano, ovviamente vedete presenza di nuvole con possibilità di rovesci. Al pomeriggio di questo sabato, identica situazione, in alcuni casi sono attesi anche temporali di forte entità, 25-26 gradi nelle ore centrali tra Merano e Bolzano, non cambierà molto nella giornata di domani, anche se la tendenza è quella ad un lieve e costante miglioramento. Io vi ricordo che gli aggiornamenti di queste previsioni sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e come sempre anche all'interno del nostro sito internet, nella sezione riservata alla Mediateca Online. Una serie di appuntamenti da non perdere per questo fine settimana, in particolar modo per la giornata di oggi. L'appuntamento è a Parcines per gli amanti della beach volley, e per gli amanti della musica giovanile l'appuntamento è in Valle Aurina con il gruppo Agresat. Vi ricordo il nostro sito internet www.video33.it, a vostra disposizione questa rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, come detto nella Mediateca Online potete trovare gli ultimi contributi filmati e anche gli aggiornamenti meteo in tempo reale. Alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono le edizioni aggiornate dei nostri telegiornali. Vi ricordo anche il sito di informazione, sito allnews, goinfo.it, per rimanere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi lascio sempre, come sempre, adesso all'agenda di questa giornata, di questo sabato. Seguirà poi l'oroscopo. Io vi auguro un buon proseguimento e un buon fine settimana. Was, wann, wo, cosa, quando, dove, il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 26 luglio, musica, concerto estivo dell'orchestra mandolinistica Euterpe Pavillon de Fleurs, Merano, ore 21-22:30. Musica, rock and roll, old school, zona sportiva San Giacomo, Valle Aurina, ore 15:02. Danza Happy Birthday, Castel Roncolo Bolzano, ore 20:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, uno dei vostri beniamini potrebbe deludervi oggi, lo perdonerete quando vi esporrà le sue ragioni. Toro, avete la sensazione di avere ben poco da dire alle persone che vi circondano, che invece si dimostreranno assai felici di ascoltarvi. Gemelli, vi renderete conto di non essere del tutto all'altezza di una certa sfida, eppure non potrete fare altro che accettarla e affrontarla al meglio delle vostre possibilità. Cancro,
State concedendo molta autonomia a una persona che in questo momento forse preferirebbe farsi guidare da voi e non prendere nessuna decisione. Leone, non sarete soli a risolvere un problema particolarmente complesso. Tutti si impegneranno e entro sera avrete la soluzione che cercate. Vergine, non si tratterà di rispettare le regole esistenti oggi, quanto di saper scrivere le regole mancanti e poi farle rispettare da tutti. Bilancia, verrete messi alla guida di un progetto che, fino ad oggi, ha incontrato una serie di difficoltà e rallentamenti. Voi potreste sbloccare le cose. Scorpione, non avete intenzione di imporre niente a nessuno oggi, ma chi apprezza i vostri metodi o le vostre idee e intende seguirli sarà il benvenuto. Sagittario, non vi siete sentiti mai così determinati. È la giornata ideale per risolvere una volta per tutte un problema domestico molto seccante. Capricorno, fate attenzione a non sacrificare la vostra libertà in favore di una persona che non si merita in alcun modo le vostre generosità e la vostra dedizione. Acquario, vorrete condividere più cose possibile con le persone che vi vivono accanto, ma non sarà facile convincere una persona cara a lanciarsi con voi in una certa avventura. Pesci, riceverete alcuni importanti messaggi che si dimostreranno difficili da decifrare. Avrete alcuni cambiamenti da effettuare.